Il passaggio dei mezzi pubblici su Viale Marconi a Pescara non è agevole. L'autobus non può passare sulla rotatoria o percorso protetto che dir si voglia. Detta in altri termini, gli autisti devono infrangere il codice della strada e il paradosso è proprio questo, ha dichiarato il consigliere regionale del PD Antonio Blasioli. La prima nota rimarca inviata agli organi di controllo il 13 gennaio 2023 non ha portato riscontri. Il PD lamenta soprattutto la mancanza di volontà da parte dell'amministrazione in marcia a voler cambiare le cose. Mancano i semafori e i tre incroci muniti di rotatoria, oltre a via Spaventa, su via Pepe e su via Mazzarino. Lo stato è proprio questo, una rotatoria chiusa che costringe il trasporto pubblico locale a circunnavigarla anziché passarci dentro. Ci sono delle ordinanze che vietano ancora il passaggio in queste rotatorie. Il perché è da rinvenirsi nella mancanza di un impianto semaforico. 4 incroci, 160.000 euro servono per realizzare ancora questi semafori. E questi 160.000 euro non sono stati messi in bilancio, quindi non c'è neanche la previsione di aprire e rendere funzionale Viale Marconi. Questa è una strada che è nata con un finanziamento SUS, quindi un finanziamento europeo, di 1.300.000 euro proprio per il trasporto pubblico in sede protetta. Questa è la situazione, non è mai entrato in funzione e gli autobus devono transitare nella sede protetta laddove possono e poi quando arrivano in queste rotatorie devono impiegare le corsie che sono riservate invece ai mezzi privati. E intanto la spesa aumenta e dopo i 600.000 euro aggiunti a giustificazione del cambio di progetto cresce anche il malcontento tra i pescaresi. Come si trova su Viale Marconi? No, non mi trovo a mio agio, Perché? Perché, non so, bisogna fare questa linea, questa corsia preferenziale per le macchine, però le macchine ci sono parcheggiate, quindi è possibile, devi passare di là. E poi le strisce pedonali sono una tragedia, perché stanno distanti e quindi una persona anziana, cioè per me va bene, ma una persona anziana come fa? Lei guida? Io guido, sì. Ci passa con la macchina su Viale Marconi? Poche volte, preferisco altre strade, o via D'Annunzio o via D'Avalos.